per non sbagliare l'altro quando esce per prima volta. La prima cosa che mi viene a mente è di sicuro le emozioni che gli avevo, le sfide, le partite che sono passate in questo il Palazzo Ramadini e il tempo che avevo qua. Il canestro più importante dei tuoi 3 anni alla Dinamo è stato quello della semifinale di Coppa Italia con Brescia? Sì, d'accordo con te. La tripla contro la Brescia che ci ha portato ai finali. Peccato dopo che abbiamo beccato Milano, che a questo punto ha giocato una delle migliori partite quest'anno, e anche me lo ricordo di Lindman che ha fatto una partita, una tra poche di quest'anno, così belle e soprattutto brave. Però sì, questa tripla è il resto più importante. Sì, è vero, è una cosa che ripete spesso, anche se parliamo di Varese 2001-2000, quando hanno vinto con Pozzecco, con Galanda, De Paul, Bacisluto. L'anno dopo hanno sofferto tanto, quasi non so se sono anche stati ultimi o penultimi, però è sempre così, perché si aspetta tanto da prima di te stesso. Aspetti tanto, dopo la media, tutti intorno a te aspettano tanto, in più contro di te tutti giocano come campioni d'Italia. Per quello l'anno dopo le triplette è stato l'anno difficilissimo per tutti noi, per affrontare questo peso che avevamo sulla schiena, però alla fine dai, Sassari, società, e noi siamo riusciti a farlo bene. Direi che per troppe società è sempre la stessa cosa, che quando vinci, direi che è più facile vincerlo che difenderlo. Io sono me stesso, non mi cambio mai, ho affrontato tanti personaggi, tanti caratteri, ma anche persone giuste, brave, che hanno passato tante squadre, sono bravi ragazzi tutti e davvero mi godo il tempo passando con loro, perché ci cambiamo anche senza troppe parole. E soprattutto persone, perché se parliamo di una persona, o di nome, io sempre metto la persona e dopo come sei come giocatore. Dicevo come a te sembra anche quando siamo stati insieme a Dinamo, che Miro è super giocatore e persona, sapevo anche che aveva una relazione particolare con, in senso, in maniera buona, che con Poz, già da Zedevita da Zagabria, e secondo me è stata la scelta giusta di prenderlo, perché è un ragazzo ottimo al mercato e ci sono pochi come lui. Direi anche se non ci sono. A volte devi togliere teste, devi togliere ego, devi togliere le cose individuali, perché devi mettere la squadra avanti di te. E domani di sicuro sarà una bella partita e speriamo che ci divertiamo. Il ricordo più bello ci sono mille. Di pallacanestro, di cibo, di paese, della gente, amici, però relazioni che ce l'ho con tanta gente qua, e che è sempre, direi così, che quando siamo atterrati, anche questa estate quando sono venuto di matrimonio a Brian, il cuore batte un po' più forte appena terra salente. Vediamo se vai, ci metteresti come più pezzo nella Dinamo? Tre linee qua, la base ci sono sempre. E Miro che dice? Miro ti deve ancora vedere. Deve fare solo 2 mesi qua. Lo puoi fare anche vedere. Sì. Qua, Logan. Qua, Sandes. E poi giocato con una grande alla forte. Palinco qua, maestro di scacchi. Ecco te, se lo metto qua pensa che lui è fuori da me. Lo metto solo perché è mio amico. Va bene. Savanovic. Dusko. Sesto uomo, Rok Stipcevic. No. Metto spesso anche se quest'anno inizia, però. Okay. E coach in questi anni che avevo io. Federico Pasolini. Ci vuole la firma? Una firma. Quindi per sbaglio l'ha fatta io.
Grazie.